Certificazione, progressi nella lotta al cambiamento climatico, ma soprattutto gli impegni per un approvvigionamento responsabile di olio di palma che consenta di assicurare qualità, sostenibilità e assortimento sugli scaffali in uno scenario in cui la guerra in Ucraina ha messo a rischio le scorte di oli vegetali. Alla Fiera di Bologna, Round Table on Sustainable Palm Oil, RSPO, e l'Unione Italiana per l'Olio di Palma hanno incontrato a Marca, la Fiera della GDO e del Private Label, i principali stakeholder italiani, per fare il punto su un settore che nelle ultime settimane ha raccolto molte attenzioni. La guerra in Ucraina ha spinto molti utilizzatori di oli vegetali a tornare a utilizzare olio di palma, gli stessi che lo avevano boicottato. Quindi noi crediamo che sia importante oggi utilizzare olio di palma certificato sostenibile, perché garantisce minori impatti sull'ambiente e soprattutto no deforestazione. Si stima che nel 2050 il fabbisogno mondiale di oli vegetali quasi raddoppierà. La coltivazione di palma da olio produce da 4 a 10 volte più olio che altre piantagioni, a parità di superficie coltivata, con un'impronta di carbonio da 2 a 6 volte inferiore. Una produzione più intensiva di altri oli vegetali avrebbe quindi un impatto negativo sia per il consumo di suolo e deforestazione, sia come impatto sull'ambiente. Per quanto riguarda l'industria alimentare, oggi l'olio di palma che arriva in Italia è per oltre il 95% proveniente da una filiera sostenibile. L'olio di palma è sempre stato utilizzato, è molto flessibile, è molto stabile l'ossidazione, ha una disponibilità continua tutto l'anno con dei costi che non hanno una volatilità e ha un gusto neutro, per cui permette negli alimenti di enfatizzare gli altri ingredienti, e di qui in poi non si può non utilizzare l'olio di palma sostenibile. Ha tutta una garanzia di presidio dalla raccolta del frutto fino all'utilizzo di tracciata di sostenibilità che viene certificata da un ente esterno. Un olio di palma certificato RSPO rispetta una serie di requisiti ambientali e sociali che si traducono in un impatto del 35% inferiore sul riscaldamento globale e 20% inferiore sulla perdita di biodiversità rispetto ai valori fatti registrare dalle produzioni convenzionali. È molto importante che non ci sia deforestazione quando le piantagioni vengono sviluppate, non ci possono essere nuovi sviluppi di piantagioni sulle aree di torbiera, che sono ecosistemi molto delicati e che vanno preservati, criteri per i lavoratori che vengano retribuiti con un salario equo e dignitoso. Avere una filiera garantita è diventato sempre più importante per i consumatori e di conseguenza le aziende sono dovute andare in quella direzione. A Bologna Marta Casella, CSR Manager di Carrefour Italia, uno dei giganti della grande distribuzione, ha confermato. Anche se il mercato ovviamente è cambiato e ci siamo adattati al mercato come tutte le aziende in questi anni, abbiamo mantenuto costante il nostro impegno per arrivare al 100% di tracciamento dell'olio di palma sostenibile nei nostri prodotti a marchio Carrefour.